Bella questa musica. Posso, Jessica? Ti piace questo lavoro che stiamo facendo? Sì. Bellissimo. Sì. Che sensazioni ti dà? Non lo so. Non lo sai. Cosa state facendo voi? Sto facendo il collage. Alzate la voce. Il collage. Collage. Eh? E cosa si dice? Come state? Che sensazioni state provando? Sensazione di che tipo? Rilassante? Un pochino, devastante, anche ti stai esaurendo. Esaurendo? Perché? Io no. Io ci sto vedendo 3 ore per togliere una cosa. Perché stai tagliando pezzettini molto molto piccoli. Già. Anche tu? Vabbè, l'ho fatto. Che tipo di lavoro state realizzando? Io il buco di foglie. Buche? Di foglie? Anche tu? Fabri, guardami. Anche tu? E qui, questo banco, che state facendo? Giulia, dammi i tuoi occhi. Che bello, stai disegnando? Cosa stai disegnando? Non si sente. Delle foglie da incollare. E quello al centro che sembra un sole? Sì. Un sole? Tu, Matt? Matilde? Io invece, visto che mi piace molto la danza, ho deciso di fare questa. Ah, che bello! E lì nelle figure che abbiamo visto di Matisse c'era un danzatore, la danzatrice. Vediamo. Bellissimo, bello. Perché tu danzi, vero? Sì. Carletto, tu che cosa stai facendo? Quello di qui, c'è l'ultimo che abbiamo messo. E qual è la cosa illustrata? Polinesia in mare. Polinesia in mare? Hai già ritagliato dei pesciolini? Quello mi sta venendo benino, non mi sono trovato nei pasticci. Cristo, tu? Una felce, vedo. Sì. Bello. Una foglia. Bello. E qui metterò altri fiori con il sotto così. Cosa metterai? Altri fiori con il sotto rosso e poi farò altri fiori così. Bellissimo. Ehi! Scienziato, che stai facendo? Io sto facendo sempre polinesi in mare, ma con dei disegni in 3D. Ah, in 3 dimensioni, a rilievo. Bellissimo.
piedi facciano che sì, si muovono. Che si muovono. Sì. Hanno tutte e tre le dimensioni. Bravissimi. E questo banco? Cosa state realizzando? Io sto realizzando cose del mare, dell'ultimo disegno, tipo pesce, le alghe. Bellissimo, e tu Sara? A me interessano tanto il vento e i ricci, le onde del mare, per questo ho fatto tanti riccioli, però dopo li rifinisco. E poi li incollerai? E quelle, quei rettangoli bianchi cosa sono? Cosa rappresentano? Rappresentano i riflessi luccicanti del mare quando si vede da lontano, perché io quando vedo il mare da lontano ha sempre quei riflessi un po' bianchi luccicanti. Argentati, luminosi. Giovanni, tu? Che bello! Cosa stai realizzando? Sto realizzando un quadro che ho creato tante cose, degli uccelli, dei pesci, vedo anche dei pesci. Mi sono ispirato in tanti quadri, quadri. Ah, ti sei ispirato a tanti quadri. E che sensazione? Tu, Luigi? Io ho fatto un altro. Belli, pesce. Questo, ah, l'alga, bellissimo. E il... La stella. Questa è la stella. La stella marina. Quindi devi colorarla. Bellissimo, bellissimi lavori. Voi bimbi? Cosa state realizzando? La natura. Uno alla volta. Tu? Ah, la natura. Quindi con gli animali. Con gli animali, pesci. Pesci tutti insieme? Sì, sì. E anche i pesci stanno nel... Dove sono? Sulla terra? Dov'è il mare? Non vedo il mare. Giulietta, tu? Io anche io sto facendo qualcosa sulla natura. Una cosa sulla natura? Matta, tu che sulla pesci? Natura, perché noi la abbiamo la natura. E che sensazione ti dà fare questo lavoro? Molta che felicità. Tipo... Felicità? Felicità? Sì. Tantissima, tantissima felicità. E anche rilassamento, un senso di leggerezza o di leggerezza? Leggerezza. Bellissimo. Con la, la nostra dottoressa. Bene, benissimo. E vi ricordate come si chiama quest'autore a cui ci siamo ispirati? Matisse. Vi piace tanto? Fatemi un saluto.